Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice, ha debuttato nel cinema nel 1972 con il film western Si può fare amico. Da allora ha recitato in numerosi film, spesso interpretando ruoli da femme fatale. La sua vita privata è stata segnata da abusi e violenze, ma anche da grandi amori, tra cui quello con Manuel Pia, musicista e cantautore, con cui condivide la passione per la musica. Manuel ha descritto Dalila come una persona speciale e ha raccontato di aver cambiato radicalmente la sua vita per starle vicino durante un periodo di salute difficile. Dalila stessa ha definito Manuel come il suo gemello maschio, sottolineando la loro grande intesa. La vita sentimentale di Dalila Di Lazzaro è stata caratterizzata da amori celebri, tra cui Gianni Agnelli, Robert De Niro, Jack Nicholson, Giovanni Terzi, Yannick Noah, Richard Gere e Alain Delon. Con quest'ultimo ha avuto una storia tormentata. Nel 1991 Dalila ha affrontato la tragica morte del figlio Christian in un incidente stradale. Questo evento ha segnato profondamente l'attrice, che ha cercato di trovare conforto nell'adozione di un bambino, ma le è stato impedito. In seguito, due incidenti hanno segnato ulteriormente la sua vita, causandole una frattura alla vertebra del collo e una malattia cronica che le provoca ancora dolore fisico. Dalila Di Lazzaro ha vissuto una vita intensa, segnata da successi professionali, tragedie personali, ma ha sempre dimostrato grande forza e determinazione.